Benvenuti ad un altro appuntamento con Tra le sponde e le pendici. Ancora una volta si apre il sipario su un bellissimo borgo della provincia di Pisa, grazie alle telecamere di 50 canale. Siamo in un paese che ha molta storia alle sue spalle, ma anche della bella contemporaneità. Per esempio, ora ci troviamo alla sommità di questo borgo, in una struttura moderna, ma che poggia le sue fondamenta addirittura su un parco archeologico. Ma per sapere il nome di questo borgo e già delle notizie importanti su di esso, non posso che passare subito la linea alla mia compagna di viaggio, Francesca. Eccoci Paolo, prosegue il nostro viaggio all'interno dei bellissimi territori della provincia di Pisa e oggi siamo a Santa Maria a Monte. Hai visto che conformazione, tutta spirale, ricorda quasi una chiocciola e non molti sanno che è in atto un tentativo di dare ancora più attrattività turistica a questo borgo perché ha storia, commissionata a cultura, ma anche artigianato che come sempre tra poco vedremo e anche delle curiosità che non tutti conoscono. Passando dalla Rocca, passando per la Pieve della Collegiata, faremo un giro nel centro del paese proprio per andare di fronte al comune e poi continueremo alla scoperta di una mostra fotografica molto originale e interessante, senza dimenticare che in questo paese hanno vissuto alcuni anni natali delle personalità importanti. Pensa Paolo che Vincenzo Galilei, il padre del grande Galileo Galilei, è nato qui, era un compositore e un maestro liutaio. E poi c'è la casa del Carducci, dove ha vissuto qui la giovinezza insieme al padre Michele, che era medico di condotta proprio di questo borgo. Insomma, tanta storia, cultura, la Santa Maria Monte sotterranea e tante altre curiosità da scoprire insieme. Senza dimenticare Paolo che il lunedì dell'Angelo, ovvero Pasquetta, qui viene celebrata la patrona, la Beata Diana Giuntini. Risale al 1300 questa storia e collegata a lei c'è una bellissima processione di tutte le donne di Santa Maria a Monte che indossano proprio sopra il capo dei vasi ornamentati con fiori in ricordo della santa che ha tanti collegamenti con Santa Zita, la santa lucchese, perché si dice che trasformò per darlo ai poveri il pane per non farsi vedere dai padroni in fiori. Insomma, storia, cultura e un mix da esplorare e da scoprire con loro. Andiamo! Andiamo perché ha già tracciato tutto il nostro itinerario in maniera perfetta, non ci resta che cominciare a lavorare. Francesco, tu ci hai già dato una bella infarinatura di quello che può offrire Santa Maria a Monte, anche partendo dai suoi trascorsi storici, però non mi basta. Adesso voglio che tu parli con Mariano Boschi. Chi è Mariano Boschi? È un laureato in storia dell'arte, specializzato in tutto quello che riguarda la storia a ritroso di Santa Maria a Monte. Lui lavora in biblioteca, per cui andiamo in biblioteca e vorrei che tu con Mariano parlassi ancora di questa grande storia che Santa Maria a Monte ci ha portato nei secoli, ok? E allora andiamo alla scoperta di tutte queste peculiarità. E allora grazie Paolo per avermi fatto conoscere Mariano e grazie a te Mariano per l'ospitalità. Ipogei, scavi archeologici nella parte alta di Santa Maria a Monte, tante le peculiarità di questo borgo, da scoprire in chiave turistica e tante attrattive. Ci puoi dire qualcosa in più? Sì, è un borgo, diciamo così, che ha veramente tanta storia. Tantissime, oltre a, diciamo, alle tracce presenti nell'area archeologica, le presenze medievali proprio di questo castello, la torre dell'orologio, che poi visiteremo, la torre Guelfa emersa durante gli ultimi scavi di rifacimento di Piazza della Vittoria, per non parlare poi dei personaggi illustri che hanno avuto modo a che fare con Santa Maria a Monte. Volevo chiederti, Mariano, una peculiarità o comunque qualche caratteristica dei famosi sotterranei di Santa Maria a Monte, che ci vedranno partecipi tra qualche istante. Sì, oltre alle tracce sopra terra ci sono anche le tracce sottoterra e forse anche la,
la particolarità che contraddistingue questo antico castello. Come, diciamo così, ci sono tutte le tracce sopra terra di queste, delle fortificazioni, sottoterra troviamo appunto tutti questi sotterranei, gallerie, cunicoli che testimoniano la presenza appunto di questi ipogei che vennero utilizzati da prima, si presume, come una specie di rete idrica, perché tutti sono contraddistinti dalla presenza di cisterne d'acqua. L'acqua era un bene fondamentale in caso di assedio e quindi non doveva mai mancare. All'interno della biblioteca troviamo forse la più famosa di questi sotterranei, la cisterna medievale citata nello statuto del 1391, è appunto presente perché, oltre, diciamo così, a servire in caso di incendi, venne dotata di uno stillatoio proprio per rendere potabile l'acqua. Sono i volti i protagonisti della mostra fotografica Faces. Andiamo insieme all'interno della cisterna medievale Leoni per scoprire la mostra fotografica a cura di Giacomo Lazzeri e Felice Galli, realizzata da Confesercenti Toscana Nord con la partecipazione della Camera di Commercio e dell'Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, che ha puntato sulla valorizzazione turistica nell'ambito della destinazione Terre di Pisa. Dark clouds come rolling by, two faces of ice. One laughs, one cries, one says hello, one says goodbye. One just things I don't understand, makes me feel like half of mine. Legame profondo con il territorio, amore spassionato per il suo paese, sono con Giacomo Lazzeri, curatore e ideatore della mostra Faces. Giacomo, una mostra senza dubbio originale. Come nasce l'idea di ritrarre, di scattare i volti delle tue persone, se così si può dire? Allora, l'idea nasce nello stesso momento tra me e Felice Galli, perché abbiamo avuto lo stesso pensiero nello stesso momento, un po' per rifarsi al momento sincronico di Jung. Io dalla mia parte volevo restituire qualcosa al mio paese sotto l'aspetto fotografico, che è il mio lavoro, mentre Felice voleva restituire qualcosa al paese sotto l'aspetto artistico. Quindi ci siamo messi a tavolino e abbiamo ideato questa commistione di fotografie e ritratti a disegni e digitali. Sotto il mio aspetto mi sono messo 2 anni fa, prima della pandemia, in piazza del mercato, tirando dentro le persone e fotografandole, inizialmente creando una sorta di archivio digitale. Da questo poi si sono sviluppate anche le opere di Felice. Questo progetto è stato portato avanti fino a che appunto non ci ha interrotto la pandemia, e quindi da qui è nata anche l'idea di una mostra work in progress, quindi durante questa esposizione, dove ho raccolto i ritratti scattati pre-Covid, ho continuato a fare ritratti alle persone che volevano appunto fotografarsi, tutti ovviamente cittadini del paese, non necessariamente nati nel paese ma anche proprio residenti. Quindi è un sono partito proprio dall'idea che la fotografia è democratica, quindi volevo fotografare nel paese tutte le persone, senza distinzione di classe politica, sociale o altre distinzioni di genere. Quindi questo è un po' tutto il progetto. Un percorso virtuoso che mette al centro la persona, e proprio sulla scia di questa ripartenza parte da qui la chiave di ripartenza turistica di Santa Maria a Monte. Geniale questa idea di mettere dei ritratti sull'acqua, poi qui spicca il grande Romano Fogli, ma vedo che Francesca si è defilata, è andata fuori a vedere il paesaggio, che c'è un bel paesaggio, una bella vista qui davanti alla chiesa. Allora ne approfitto intanto per andare a sentire il pittore Felice Galli, che ha affiancato il fotografo
per questa idea stupenda dei volti di Santa Maria Montesi e non solo. Lui fa anche i ritratti e delle elaborazioni molto particolari che ora ci va a spiegare. Diciamo, per realizzare questo progetto ci siamo divisi un po' i compiti. Mentre Giacomo è riuscito a convincere tanti cittadini a farsi fotografare, successivamente io sono intervenuto in due direzioni, principalmente secondo le mie competenze specifiche. Ho operato nell'ambito del ritratto tradizionale con tecniche tradizionali. Facendo delle elaborazioni digitali sui ritratti. Praticamente ho girato in lungo e largo tutto il paese con la mia macchina fotografica, ho fotografato molti particolari del paese, delle case, dei muri, poi sono andato nella chiesa, ho ritratto. Diciamo le opere d'arte antica che si trovano nella nostra chiesa, poi sono andato in campagna, ho fotografato tutti gli elementi della campagna. Praticamente ho sovrapposto poi queste immagini ai ritratti eseguiti da Giacomo Lazzari. Diciamo un'idea che i cittadini di Santa Maria a Monte ormai fanno parte del paesaggio, hanno assorbito, diciamo. Tutti gli elementi caratteristici di Santa Maria a Monte, per cui i cittadini sono i muri, i mattoni, le opere d'arte di Santa Maria a Monte, ma anche la terra, l'erba, le piante e tutti gli elementi che fanno parte di questo ambiente. E soprattutto sono i protagonisti in questa mostra. Della storia di questo paese. Una mostra davvero originale in un contesto ancor più originale. Mentre noi lavoravamo in quell'ipogeo, Francesca guardava il panorama e io sono andato, cara France, a fare anche una battuta col sindaco, il padrone di casa del borgo, la quale, perché è una donna, sarà molto contenta di vedere questa mostra. Hai fatto benissimo, Paolo. La vediamo? Andiamola a vedere Sentiamo. insieme. Sindaco, parliamo di questa mostra molto particolare che in un periodo, insomma, abbastanza difficile fa riscoprire anche i volti della gente di Santa Maria a Monte, un modo anche per ufficializzare una ripartenza, un riuscire dalle case, un rincontrarsi, insomma, una mostra particolare sulla quale il comune conta molto anche come proiezione turistica per il futuro, insomma, per un periodo di ripartenza globale. Certamente, grazie a Giacomo Lazzari e a Frice Galli che sono gli autori della mostra e con la partecipazione della Confesercenti e della Camera di Commercio è stato possibile realizzare questa mostra, detto bene, particolare. Sono tante quasi tessere di un mosaico che insieme danno proprio l'insieme di quello che è Santa Maria a Monte, il volto magari di Santa Maria a Monte fatto con tanti piccoli volti di Santa Maria a Montesi. Anche il luogo dove viene fatta è particolare, siamo in una delle cantine di Santa Maria a Monte. Da fuori è un portone come tutti gli altri, anzi si dice saracinesca a Santa Maria a Monte, quindi sembra niente. Appena entri c'è un mondo, che entri proprio nel cuore del paese, c'è una bellissima diciamo, riserva d'acqua che spiega e svela anche come si faceva a stare a Santa Maria a Monte durante l'assedio e il luogo è molto suggestivo. Quindi oltre a questo si trova anche tutti questi volti sapientemente disposti, sia con la fotografia che con i disegni, che danno questa immagine nuova di Santa Maria a Monte. Un modo quasi per trovarsi in quasi 300, uno spazio angusto che sarebbe impossibile, specialmente col Covid. Quindi un buon segno di ripartenza, di voglia di ripartire e di stare insieme in maniera virtuale. È proprio vero che ognuno incontra il suo San Pietro e io ho trovato Mariano.
Mariano ci sta facendo salire all'interno della torre dell'orologio. Seguimi, Paolo. As a meditation, those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack. While the memory of it fades. Prosegue il nostro percorso alla scoperta del territorio. Adesso siamo sulla via provinciale Francesca, precisamente a Monte Calvoli. Come sapete, siamo sempre alla ricerca di storie da raccontare e soprattutto di storie di artigianato. Qui a Monte Calvoli siamo agli esterni della ricca costruzione e adesso andremo a fare un percorso all'insegna dell'edilizia, della ristrutturazione e del restauro. Venite con me. Sul fil rouge dei ricordi e sul percorso dei documentari che stiamo realizzando, ti voglio ricordare, Paolo, le nostre riprese al borgo abbandonato, al paese fantasma di Villa Saletta. Ti ricordi quei tetti e quel paesino un po' fatiscente abbandonato? Ebbene, c'è qualcuno che quei tetti gli ha dato una nuova vita, li ha restaurati, e questo qualcuno sono Francesco e Salvatore. Ti presento Francesco Ricca, figlio di Antonino Ricca, colui che ha fondato la Ricca Costruzioni nel 1979. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Buongiorno Salvatore. Buongiorno. La Ricca Costruzioni è un nome dell'edilizia. I paesi qui accanto, i condomini, le ville, le case sono state fatte, realizzate o ristrutturate proprio da loro. È così, Francesco? Di cosa si occupa la vostra azienda? Sì, di ristrutturazione in genere, nuove costruzioni, poi facciamo anche, diciamo, siamo abilitati a fare impianti elettrici, idraulici, metanodotti, ma più che altro facciamo ristrutturazioni ora come ora, perché diciamo il nuovo è un pochino in declino e ora si fa più che altro ristrutturazioni, ecco. Portare a nuova vita le dimore storiche, gli edifici di culto, ma anche le ville di un tempo. Salvatore, cosa avete fatto a Villa Saletta? Sì, abbiamo ristrutturato un po' il campanile, la chiesa, tutto il cornicione e dove c'è la torretta una colonna. Pensa, Paolo, che la Ricca Costruzioni nel 2007 ha vinto anche un premio indetto dalla Camera di Commercio, vincendo fra 30 imprese che erano in gara. Questo perché è riuscita a portare a una, diciamo, una restaurazione d'eccellenza una dimora storica nei pressi di Pontedera. E invece, per quanto riguarda l'immediato futuro, quali sono, Francesco, i progetti ad hoc dedicati propriamente a Santa Maria a Monte? Diciamo che a Santa Maria a Monte ora dobbiamo cominciare con la ristrutturazione di alcune facciate nel centro storico, tra l'altro una proprio bella di fronte al comune di Santa Maria a Monte. E poi ultimamente abbiamo vinto un appalto con l'Università di Pisa, dove andremo a fare dei lavori, e anche il comune di San Miniato e Cascina per la ristrutturazione di alcune scuole. E poi vi do una chicca, e ce la racconterà la moglie di Francesco, Gabriella: c'è stato un progetto ad hoc visto da oltreoceano con grande interesse da una famiglia americana che, insomma, ha messo gli occhi su Vico Pisano. È così, Gabriella?
Sì, confermo, perché per quanto riguarda l'edilizia privata, appunto, siamo abbastanza organizzati per le ristrutturazioni, e ha citato appunto l'ultima più importante, diciamo, un immobile di proprietà di uno scienziato americano, origini italiane, che ha deciso insieme alla moglie inglese di venire, quando poi andrà in pensione, ad abitare in pianta stabile qui in Italia, precisamente nel comune di Vico Pisano, all'interno del castello. E proprio per questo è stato riconosciuto dal sindaco, che lo ha premiato con un'intervista, una targhetta o qualcosa del genere qualche mese fa. E dopo questa bella storia, Francesca, di imprenditoria locale così, così efficiente, siamo arrivati alla fine di questa puntata, siamo arrivati anche al borgo di Montecalvoli, la frazione di Montecalvoli, che ha un centro storico, che ha un'anima, però dobbiamo salutare. Dobbiamo salutare, c'è anche una leggera brezza di questo venticello che mi farebbe venire voglia di lanciare in cielo, sai quel nostro occhio che cattura immagini? Quello che... L'occhio dal cielo, si può? Possiamo concludere così. E allora concludiamo con le immagini catturate dal nostro drone e diamo appuntamento alla prossima puntata di Tra le sponde e le pendici. Un aereo passa veloce e io mi fermo a pensare a tutti quelli che partono, scappano o sono sospesi per giorni, mesi. Cui ti senti come uno che si è perso tra obiettivi ogni volta più grandi. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso. È irraggiungibile per me.